da precedente sono stato al Wanda Metropolitano, però ragazzi, oggi uno stadio abbastanza diverso, cioè avete già letto ragazzi dal titolo, andrò al Santiago Bernabéu, ragazzi, andremo oggi, sono carichissimo, sono contentissimo, niente ragazzi, detto questo vado un attimo a svegliare il mio amico che sta dall'altra parte di questo muro e niente, comunque andremo verso Madrid, faremo un giro e poi alle 3 di pomeriggio andremo a vedere il Santiago Bernabéu, dopo ragazzi. Ragazzi, siamo arrivati al Bernabéu, sono carichissimo finalmente, prima volta al Bernabéu, per me e per Alberto. Ragazzi, carichissimo, carichissimo. Adesso andiamo a cercare il tour e poi vi aggiornerò dopo, però è ancora ovviamente sotto costruzione, però tra poco entreremo e vedremo anche da dentro come si presenta. Ragazzi, si entra, qua sta il Megastore e qua si inizia il tour Bernabéu. Ragazzi, si va, saliamo queste scale e vediamo un attimo dove andiamo. Ecco qua un nuovo esempio di come sarà il Bernabéu appena finito e penso che si va di qua. Ragazzi, emozionatissimo, emozionatissimo, si sale e ci aggiorniamo dopo, dai. Sì, sezione trofei, guardate qua. Supercoppe europee hanno vinto e qua stanno altri trofei. Europa League, Mondiale per club. Questo è bellissimo. Europa League. E questo non so bene cosa copra, Ibero Americana, qua stanno altri trofei, Mondiale del Club 2002, qua sta il 2014 ragazzi, che figata, Europa League e di là stanno le Champions, trofei della Liga qua stanno e quanti ne hanno vinti anche di questi, guardate qua, c'è una marea. Sì, questa ce la ricordiamo noi juventini tantissimo, però un dolore grande quanto una casa. Cardiff 2017, cioè, anzi, è meglio che me ne vado, ragazzi, è meglio che me ne vado. Qua stanno tutti i palloni d'oro vinti da Cristiano Ronaldo e qua sta il super pallone d'oro vinto dal figlio di Stefano, l'unico al mondo ad averlo. Guardate che bello, ragazzi. Poi qua sta di Stefano, ancora. Kakà 2007, Luis Figo, Michael Owen, Ronaldo il fenomeno e altri qua ragazzi, però questo qua è super figo, che bello, tutti vinti da Cristiano Ronaldo, questi qua bellissimi, super belli ragazzi, stanno tutte le Champions vinte, Lisbona, questa me la ricordo benissimo, meglio non ne parliamo, dai. Poi sta questa qua, Parigi, Kiev, Milano, Glasgow, Amsterdam, Glasgow ancora, Bruxelles, Parigi e qua stanno i altri trofei vinti. Enorme sta stanza, ragazzi, quanti ne hanno vinti? Ragazzi, siamo arrivati. Il Bernabéu in tutta la sua splendezza. Mamma mia, guardate qua, ragazzi. C'è un bel po' di gente qua, però la vista è sempre bellissima. Che vista ragazzi, siamo dalla parte panoramica, bellissimo, vista dal mio posto ragazzi, è immenso, è veramente immenso, grandissimo, che ne pensi Albert? Bellissimo, non aspettavo. Molto più bello di quello dell'Atletico Madrid? Sicuramente. Sicuramente si ha ragione. Poi ragazzi fa il suo effetto vedere una partita da qua, cioè là si mettono gli ultras come ho detto e là si mettono i tifosi normali, però, e là lo stanno anche rifacendo e non penso che potremmo andare laggiù perché stanno ovviamente ricostruendo tutto, purtroppo. E da là penso che vanno i muratori, i lavoratori. E hanno anche alzato i sedili, guarda un attimo, hanno anche alzato i sedili, che figata, guardate là. Però bello lo stesso, da là stanno rivedendo tutto, là stanno i VIP e le panchine sono praticamente vuote, come si può vedere, sta quello seduto e le porte non ci stanno, perché stanno messe via e là stanno rivedendo tutto quanto, sedili nuovi, sono ancora incartati e pure là sono incartati, coperti, i sedili VIP penso siano questi, secondo anello. E niente, che ne pensi Albè? Bello, più Bello, bello questo oppure il Wanda Metropolitano? questo sicuramente. Questo sicuramente sì, più storia. Anche se un po' vecchiotto secondo me, però bello, abbastanza bello, dai. La stanno
facendo il campo, lo stanno migliorando del tutto, perché tra poco mi pare il 2 settembre giocare il Real Madrid qua, il 2-3 settembre non lo so, però che figata ragazzi, è enorme, è immenso. E là c'è scritto Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, bellissimo. Ragazzi, ce ne stiamo andando, duro ragazzi, io sono il cappellino della Juventus, adesso, boh, non lo so, ultima vista al Bernabeu, andiamo dai. Hanno addirittura le loro macchinette ufficiali, guardate un attimo, che figata. E qua sta anche il medaglione, sta anche il medaglione, guardate un attimo, che figata. Ragazzi, altra parte dello stadio, qua tutti i campioni d'Europa e qua stanno facendo i lavori e camminando per uscire dal Bernabeu comunque. E niente ragazzi, c'è bellissima esperienza, peccato che non sono potuto andare negli spogliatoi perché stanno facendo i lavori, però tour Bernabeu. Comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commentate, condividete ragazzi perché è importantissimo. Ci vediamo al prossimo video, da noi è tutto ragazzi, ci vediamo, ciao ragazzi, sempre e solo forza Juve, ciao ragazzi.